Si è svolto a San Potito Sannitico, su un circuito tecnicamente molto impegnativo, la gara mountain bike in discesa che ha riscosso molto successo fra il pubblico e gli oltre 50 partecipanti che si sono dati battaglia fino alla fine. Il vincitore assoluto si chiama Alberto Naccarato della Motosprint Carbonari Biker, presieduta da Luca Montanino. L'evento che si è svolto nel cuore del Parco del Matese ha richiamato molti appassionati, favoriti anche da una bella giornata di sole. A margine della gara abbiamo sentito alcuni dei protagonisti della competizione e per voi alcune immagini. Anche quest'anno un grande entusiasmo e una grande partecipazione per questo Gravity Challenge, quinta tappa e finalissima di un campionato interregionale Abruzzo, Campania e Lazio. E oltretutto una tappa della Campania DH svoltasi qui a San Potito anche quest'oggi. Un ringraziamento veramente di cuore a tutti coloro che ci hanno aiutato e sostenuto in questa nostra iniziativa, dagli amici all'ente parco, all'amministrazione comunale, tutti veramente tutti. Mi preme di fare questo tributo a un nostro caro amico scomparso purtroppo, poche settimane fa, che era un grande pilota, il caro amico Luigi Cannavacciuolo, che oggi lo ricordiamo con questo evento. Purtroppo non è qui con noi presente, ma è nel nostro cuore e insieme a noi anche oggi. Ed eccoci qui con il primo classificato assoluto, Alberto Naccarato, del team Carbonari Bikers. Allora, come ti è sembrato questo percorso oggi qui a San Potito? Ma il tracciato è veramente bello, soprattutto per la nostra regione, è un tracciato che merita tanto, è diciamo, una delle gare più impegnative che abbiamo qui in Campania e ha messo alla dura prova parecchi atleti oggi. E quindi tu ne sei uscito vincitore? Tantissimi complimenti, veramente grazie per aver partecipato e essere venuti con noi a San Potito. E per il resto, come ti è sembrata la nostra San Potito? San Potito è stata molto accogliente, soprattutto nell'organizzazione, è stata cosa molto positiva che si è dimostrata anche molto produttiva per quanto riguarda il tracciato, che è stato tenuto diciamo veramente bene, soprattutto dopo le prove, dopo che ci ha girato comunque parecchia gente. Diciamo, ha dimostrato di essere un tracciato veramente valido. Grazie tante e all'anno prossimo allora. Grazie. E auguroni ancora. Un grosso ringraziamento lo voglio fare a loro, lo voglio fare a Sara e a Marco e tutto quanto lo staff che sta. E tutto lo staff, perché è grazie alla loro tenacia che possiamo fare tutto questo. Allora, questo è uno sport particolare. Io mi sento quasi in casa perché faccio l'apprendista endurista, quindi diciamo le due ruote sono di casa. Quest'oggi per quanto mi riguarda Gigi è stato qui con noi. Se salite tutti con le maglie di Pro Bike non può che farci piacere.